termina a reti inviolate al Fadini la sfida tra il Giulianova e la vice capolista Matelica. I giallorossi di casa frenano la rincorsa dei marchigiani che durava da ben 7 giornate, ma falliscono un calcio di rigore e non riescono a sfruttare la superiorità numerica nel finale. 3-5-2 per Federico Del Grosso, costretto a rinunciare a Castiglia infortunato, Cipriani detta i tempi con Torelli inserito mezzala a rifornire le punte, Francesco Di Paolo e Cesario, con Suriano che parte dalla panchina. Solito 4-3-3 per Colavitto, che lancia dal primo minuto l'ex Fioretti, punta centrale del tridente completato da Moretti e Leonetti. Chi si aspetta una gara a senso unico dovrà ricredersi, la differenza di punti tra le due squadre in classifica non emerge ed è anzi il Giulianova ad approcciare meglio la contesa. Al terzo minuto punizione di Cipriani dalla destra e girata di Cesario alta sulla traversa. Al 20° insidioso tiro cross di Federico Di Paolo che costringe Urbietis a smanacciare in fallo laterale. Il Matelica fatica ad esprimere tutto il proprio potenziale offensivo anche per merito della buona fase difensiva orchestrata dal Giulianova. La squadra di Colavitto si affida così alle ripartenze come quella che porta al 27° Moretti a lambire il palo con un diagonale chirurgico. Pericolo scampato per i locali che continuano a fare la partita. Allo scoccare della mezz'ora l'episodio chiave della gara. Francesco Di Paolo scavalca il diretto marcatore, entra in area e subisce il fallo di Pupeschi. Il direttore di gara indica il dischetto e ammonisce il difensore tra le proteste giugliesi che avrebbero voluto il rosso diretto per chiara occasione da rete. Sul dischetto va lo stesso Di Paolo, ma Urbietis intuisce la traiettoria e disinnesca la conclusione dagli 11 metri per la disperazione dei tifosi giallorossi. Si resta così sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti, col Giulianova che meriterebbe qualcosa in più ma si morde le mani per l'occasione fallita. Nella ripresa il Matelica, che non gioca una delle sue migliori partite, prova a venir fuori. Dopo poco più di un giro di lancette, proprio l'ex Fioretti a impattare, ma il colpo di testa centrale e facile preda di Bifulco, efficace anche 4 minuti più tardi sulla conclusione da fuori di Croce che esalta i riflessi del portiere giallorosso. Altro episodio chiave al minuto 8, sugli sviluppi dell'azione a palla lontana, Moretti ha uno scontro di gioco con Bifulco che viene giudicato falloso dal direttore di gara che estrae il giallo all'indirizzo dell'attaccante matelicese, un cartellino che si rivelerà determinante nell'economia della gara. Al 13° si vede il Giulianova con un tiro cross teso di Federico Di Paolo in area sul quale è efficace la chiusura di De Santis. Al 29° il Matelica resta in 10, corpo a corpo in area tra Moretti e Ferrini con il giocatore del Matelica che va a terra e viene ammonito per simulazione. Secondo giallo per lui e conseguente espulsione, col Matelica costretto a giocare in inferiorità numerica l'ultimo quarto d'ora. Ne potrebbe approfittare il Giulianova al 35° in contropiede con Suriano che però si allarga troppo al momento della conclusione vanificando l'azione. Risposta del Matelica al minuto 38 con una bella conclusione a giro di Di Renzo e l'altrettanto bella risposta di Bifulco. Sugli sviluppi del corner Croce trova la conclusione che colpisce Ferrini tra le proteste dei giocatori ospiti che reclamano un fallo di mano. Non è dello stesso avviso il direttore di gara però che fa proseguire. I minuti finali sono appannaggio dei locali, Cipriani ci prova 2 volte al 42° da limite, trova però la contrapposizione provvidenziale di Barbarossa e al 50° di testa non riesce a superare Urbietis. Sfuma così una vittoria che in casa Giulianova manca dal 23 novembre scorso contro il Vasto Girardi. Domenica in chiaroscuro per il Matelica che frena dopo 7 vittorie consecutive con il Notaresco che riporta a più 8 il distacco dalla vetta. Mister Del Grosso, c'è tanto rammarico per questo 0-0 perché è vero che siete riusciti a fermare la corsa del Matelica, ma se c'era una squadra che doveva vincere questa partita oggi era Giulianova. Sì, hai fatto un'analisi giusta, peccato perché la prestazione è stata una grossa prestazione, miglioriamo di domenica in domenica, stiamo cercando di dare continuità per raggiungere il nostro obiettivo. Se continuiamo con questo impegno, con questa determinazione, con questa voglia, con questa rabbia, con questa fame, ci toglieremo delle soddisfazioni perché i ragazzi lo meritano. Non siete riusciti a sfruttare due occasioni importanti, due episodi importanti, ovviamente quello del calcio di rigore che pesa e poi la superiorità numerica nel finale. Sì, purtroppo il calcio di rigore si può sbagliare, purtroppo siamo anche sfortunati, magari
ci sono più gufi del previsto nei confronti del Giulianova, però questa cosa ci deve rafforzare, ci deve insegnare che non possiamo mai abbassare la guardia, ma soprattutto non dobbiamo perdere quei valori che ora ci stanno contraddistinguendo in maniera esemplare. Oggi se c'era una squadra che doveva vincere era veramente il Giulianova. Questo è un campo difficile, i ragazzi hanno dato veramente il 110% delle loro possibilità, quindi era una partita difficile, complimenti al Giulianova, ma questi sono le prestazioni più importanti, anche se non sono venuti 3 punti, però i ragazzi hanno lottato su un campo comunque ostico. No, al primo tempo, il discorso è che quando vieni qui il Giulianova è sceso in campo con una foga agonistica importante, quindi non è semplice per nessuno trovare il gioco, trovare linee di passaggio, insomma, squadra che comunque ben messa in campo, ma lo sapevamo, quindi sinceramente è un punto questo importante per il Matelica. Lì davanti, insomma, forse non siete riusciti ad esprimere appieno quelle che sono le vostre potenzialità? Ma guarda, è difficile quando vieni fuori casa, giochi contro la seconda in classifica, è normale che i ragazzi del Giulianova ci mettono quel quid in più e ti fanno buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi così è stato e penso che alla fine il risultato sia giusto per la questione dell'episodio del rigore loro il primo tempo. In tempo non cambia nulla per la classifica. Ma noi, guarda, io lavoro domenica dopo domenica, non è che penso chissà che cosa, poi alla fine si fanno i conti. Logicamente sapevamo che qui su sto campo, ma anche sugli altri campi aspettano il Matelica, aspettano le squadre di vertice per il girone di ritorno. Il girone è un girone a sé, quindi è un passaggio secondo me positivo oggi e quindi niente, guardiamo la partita di domenica prossima.